Ciao a tutti, oggi vi insegnerò come poter guardare e scaricare film online. Per prima cosa aprite il vostro browser. Sulla barra degli indirizzi digitate fcvalidita.pv e premete invio. Sulla pagina che verrà caricata ci saranno due link, uno in alto e uno in basso. Noi dobbiamo cliccare su quello in alto. Automaticamente saremo diretti su un secondo sito dove avrete la possibilità di scegliere fra numerosi film di ogni genere e tempo. Se avete un film in particolare che vi piacerebbe vedere, allora dovrete semplicemente scrivere in questa barra il titolo del film che desiderate. Ad esempio, io voglio vedere questo film qua, quindi scrivo Rampage e premo invio. Clicco quindi sulla locandina del film che ho scelto e poi verrò reindirizzato sulla scheda tecnica del film. A questo punto non ci resta che cliccare su Scarica. Prima di completare l'operazione bisogna solamente registrarsi, il che è davvero semplice e rapido. Basta cliccare su Crea un account. Dopodiché nella mascherina andremo ad inserire un indirizzo email valido. E quindi creeremo una password di minimo 6 caratteri. Clicchiamo su continua. Oh, cosa importantissima, l'iscrizione è gratuita. Se avete dei dubbi potrete tranquillamente leggere il perché il sito vi chiede un nominativo. Per procedere dovete semplicemente inserire il vostro nome e cognome nella mascherina di destra. Ora procedo con le mie credenziali, che ovviamente vi nasconderò. Inserisco quindi il numero della carta di credito, scadenza, codice CVV2. Questo è l'ultimo passaggio, dopodiché potrete sbizzarrirvi nel guardare o scaricare tutti i film che vorrete. Ecco, quindi appare finalmente il player con il film che avevamo scelto precedentemente. Adesso non ci tocca altro che premere sul tasto play e goderci la visione. Vi faccio vedere giusto qualche scena per farvi notare la qualità del video, che è in alta definizione. Ovviamente c'è anche la possibilità di mettere la visione a schermo intero. Bene ragazzi, spero che questo video possa essere stato d'aiuto a tutti. Grazie dell'attenzione e a presto!